Buongiorno a tutti, siamo qua oggi questa splendida giornata alla pista dell'ice driving grazie al gruppo Ferri che per la terza volta, per il terzo anno consecutivo ci ha deliziato veramente con questa splendida iniziativa, perché non è da tutti i giorni la possibilità di poter provare la gamma Q4 sia rappresentata da Stelvio che da Giulia su una pista di neve e ghiaccio, quindi siamo felicissimi di poter essere presenti anche a questa edizione appunto. Le macchine, grazie anche ai consigli degli istruttori altamente qualificati professionali, si sono veramente comportati in maniera egregia, abbiamo cercato di rispettare il più possibile i loro consigli, ovviamente ci hanno permesso anche di divertirci un po', e l'atmosfera è molto bella, la giornata si stanno tutti divertendo sia a guidare sia ad ascoltare e a prendere consigli di guida pratica sulla neve, sia a testare la gamma Alfa Romeo che si dimostra veramente ai vertici della categoria sia per innovazione tecnologica che soprattutto per resa dinamica per quel che riguarda la guida su neve e ghiaccio. Io stesso mi sono accorto delle differenze, Stelvio ha una resa dinamica, Giulia ha un'altra resa dinamica. Forse Giulia taglia un po' prima, quindi va interpretata, se vogliamo usare questo eufemismo, va interpretata nel dosare la gradazione, la pressione sull'acceleratore. Una volta capito questo, risulta più divertente Giulia che forse Stelvio. Ma Stelvio, per essere un SUV, perché ricordiamoci che parliamo comunque di un SUV, e ha una resa dinamica su neve e ghiaccio come una macchina, il che lo rende straordinario. Cioè, sinceramente, non esiste un altro prodotto in circolazione che ti possa offrire queste caratteristiche tecniche mantenendole anche in condizioni di bassa e scarsa aderenza come potrebbe essere una pista di neve e ghiaccio. Siamo veramente contenti di essere qua, veramente. Quindi ancora un grazie e speriamo di vederci l'anno prossimo per la quarta edizione.